Un saluto a tutti Ciao Jack. ragazzi, io sono Jack Leone Max e con me ci sono come ospiti Buonasera. Edraja 79, buonasera a tutti ragazzi. Revillino Masterino col calzino. Evviva, Max è già in prima linea, neanche il tempo di Ciao salutare Maurizio. è già arrivato. Ciao, ciao. Ecco qua. Come state? Come state? Stasera torniamo di nuovo con l'argomento di sabato scorso. Ve lo siete persi? Vabbè, non vi siete persi nulla di speciale, perché stasera ricontinuiamo con l'argomento. Stasera avremo un ospitone che è Mathplay. Mathplay, penso che lo conosci, Max. Praticamente ci racconterà delle esperienze pazzesche, di cui non so nulla, perciò sono veramente curioso, ve lo dico, sono estremamente curioso di Io sapere posso quello che. solo dire che più o meno era un Ghostbuster della realtà. Mamma mia, queste sono Na cose na na belle. na 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 Sì. na 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 na
Sarebbe bello, sarebbe bello. E quindi, ma quindi lui aveva la sirena nella macchina? Non lo so. No, beh, quella musichetta. Ah, no, la sirena è... Mi vago un attimo perché siamo in introduzione. Comunque paranormale, i Ghostbusters comunque paranormali. Sì. Sì, sì, assolutamente, condivido. Quella non è una serata horror, quella è proprio una serata in merda, per i romanisti e per gli italiani. Per i romanisti sì, e anche per gli italiani, perché soprattutto è pur sempre una squadra italiana in Europa, quindi più che serata horror, Maurizio, è una serata in merda. Cioè. Ah, ma Dragon non ha la maglia di Tutino, chi è Tutino? Che delusione, chi è Tutino? È il cacciatore della Salernitana, no, io fino a lunedì, io non caccio niente. Non caccio cappellino, tuta. E zit! Come direbbe... Bravo. Zit! Devi stare zit, che poi esplodo, Marcellì. A maggio. Come dice uno dei nostri big tifosi. Il capo ultra della curva. Il capo ultra della curva, cavolo. Vabbè, mi promette fatto, bene, dai. Mi hai fatto conoscere una roba che non andrà mai più via dalla mia testa. Cosa? No, perché lo dice, no? Lui dice... Poi a maggio esplodo, zitto Marcellì. Braccio, ti dico solo schierato Gagliardini. Grazie. Io mi sono preso male perché lui mi chiama Marcello. Brava. Quello, con la voce più o meno simile alla sua. E gli dice, Marcellì, devi stare zitto. Cosa ho fatto? Perché? E soprattutto parte dicendo, ma c'è Robro cazzo, zitto! Bravo. Quindi proprio un bijou. Poi te la faccio sentire in privato, Max. Va bene, ok. L'Inter sta vincendo 5-1, congratulazioni. No, l'Inter è finita 5-1, hanno fatto anche già la festa, stanno facendo. Sì. Allora, visto che Revi sta ancora mangiando, io questo lo farei leggere al buon Ivan. Subito. Se vuoi lo leggo adesso o vuoi aspettare qualche altro minuto? Ma guardate, l'importante è magari introduco un attimo l'argomento. Di cosa vai, poi mi dici modo? Tu. Stasera siamo a parlare di paranormale in senso lato, nel senso che non è che siamo su un tema specifico, a volte ci focalizziamo magari sull'esempio incubi, paralisi notturne, cose varie. Stasera siamo aperti in tantissimi argomenti, quindi non ci sono problemi. Perciò veramente stasera si può parlare un po' di tutto ciò che riguarda il paranormale. E ovviamente avremo dei video, ne ho cercati. Ho guardato un po' meglio il contenuto di questi video, secondo me non saranno estremamente meglio della volta scorsa, però qualcosino magari, qualcosa ci scioccherà, diremo, oh mio Dio, ho visto un fantasma, chi lo sa, o forse no, perché già, come dico sempre, è difficile vedere fantasmi. No. Io lunedì sicuramente potrei vedere la Madonna. Insomma. Devi far zitto, non rompe un cazzo, zitto. Che poi perdono. Alexa c'è sempre. Ah no, Alexa, pensavo quella dietro di me, no, quella là non credo. Ecco, secondo voi parlavano mai, perché tutte le tragedie o tali vengono dalla Cina? Casomai perché parla di esoterismo, casomai perché vengono dalla Cina, no? No, paranormale. Cioè, ma la ultima della Cina, che noi domani, per esempio, Campania e altre regioni dobbiamo stare chiusi in casa perché rischiamo di beccarci il... come si chiama? I pezzi del razzo addosso, ne vogliamo parlare. Ma in realtà hanno calcolato quant'è la probabilità di prendersi un pezzo del razzo addosso. No, molto bassa però. Cioè, molto bassa. No, è parecchio alta, cioè è
come vincere un super enalotto tutti i giorni, per tutto il giorno, ogni giorno, per una settimana, per un mese, per 6 anni di fila. Esatto. Io non ho mai vinto in vita mia super enalotto. Sì, però scusate un attimo, no, sennò poi mi dimentico. Però Maurizio hanno detto che l'orario cioè l'orario paranormale, stavo leggendo, l'orario indicativo è alle 5 del mattino, però è estendibile 6 ore prima, 6 ore dopo, con un coefficiente di 12 ore, tra virgolette, da lì, 6 ore prima, 6 ore dopo. Non solo il Covid, ma anche adesso i razzi, quelli storici. Sì, vabbè, ma colpisce tutto l'emisfero sud del mondo, eh? Non è che possa arrivare in Italia su Salerno, è solo l'emisfero sud dell'intero mondo. Vabbè, hanno calcolato più o meno dove arriva quel del suo raggio. Sì. La NASA è incazzata nera per una roba del genere. Sì. Vabbè. Elon Musk li ha fatti i lanci dei razzi, ma sono tutti tornati sulla Terra e o sono esplosi una volta atterrati nei posti sicuri, oppure sono atterrati come Dio comanda. Ma vuoi mettere Elon Musk e vuoi mettere i cinesi? Non per niente la roba tarocca viene nel made in Cina. Ecco, anche i razzi lo erano. Secondo tutto me non l'ha costruito con l'acciaio, ma l'ha costruito con la plastica che usano per la tua lenticular. Molto probabile. Quindi per questo si stacca subito. Ma la lenticolare è un qualcosa di... No, vabbè, come. Ma dai, non è che verrà per schiantarsi su di noi, dai, il lato positivo. Ah, vabbè, voi state tranquille. No. Vabbè, io domani nel dubbio sono in un parco aperto, neanche alberi sopra, se mi deve prendere, mi prende per bene. Diciamo che a livello, diciamo, esoterico, spirituale, l'est rappresenta la spiritualità, l'ovest l'evoluzione tecnologica, il materialismo, sono due forze contrastanti. Quando il materialismo conquista la spiritualità, è l'ovest a spostarsi a est. Quando è questa parte, appunto, diciamo, filosofica, legata alla terra che c'è da est, si schianta ovest, si tende a dire che è un periodo di rivoluzione e quindi di inversione dei poli, cioè che si passa da una vita molto più materiale a una vita molto più dedicata al terreno, quindi all'agricoltura come mezzo per sopravvivere, cosa possibile, lo vedete anche nel film con la di Nolan, come si chiama quel film di Nolan, che è quale dei tanti? Quello là dei... No, guarda che... È una parola italiana e Strillav si è arrabbiato. È una parola italiana, Tenet. Ma... No, Tenet. No, quello Interstellar. Ah, Interstellar. Scusami, da quel che sono si chiama Tenet, ma Tenet. Ah, sì. Boh, stiamo là, Tenet. No, Tenet. Mi piace quella parola, Alex. Mi piace quella parola. Tenet, se lo legge al contrario, è sempre Tenet. Lo so, è una fra le parole palindrome. Vabbè, un classico. Come Anna e via discorrendo. Alex, Strillabs non piace quella parola, è una cosa che non gli piace, è italianissima. Mi dispiace, non ho trovato nessun dispositivo chiamato lampade. Ma perché? Impazzita, vabbè. Veramente, volevo tornare a serie. Guarda, quando vuoi leggere... No, non dire quella parola. Ecco, scusate. Quando non vuoi... Mutato. Sì? Non avevo se mutato, la legge al contrario si dice... Ah, Roma, si legge sì, al contrario si dice amore. Vero. No, beh, ma Street Labs riconosce le parole vietate inglesi, ma se dice l'italiana non è niente di male. Cioè. Vabbè, comunque, se vuoi, quando vuoi, Ivan. Va bene. Allora, un attimo. Perfetto. Ah, il Corriere della Sera. La terrificante paralisi da sonno, con l'incubo di un intruso minaccioso. Si è incapaci di aprire gli occhi e c'è un senso di soffocamento, sebbene i movimenti oculari e respiratori siano generalmente intatti. La leggenda popolare vuole che siano le anime malevoli dei morti a posarsi sul petto del dormiente. Se è vero che nella notte di Halloween ci sono spettri in circolazione, allora secondo l'interpretazione popolare della paralisi da sonno, alcuni di essi potrebbero essere responsabili di questo spaventoso fenomeno che colpisce mentre si dorme. Infatti la leggenda popolare vuole che siano proprio anime malevoli dei morti a posarsi sul petto dei malcapitati, impedendo loro di muoversi e spaventandoli con un senso di soffocamento. Disturbo inquietante ma benigno.
In realtà la paralisi del sonno è un fenomeno tanto spaventoso quanto benigno. Si manifesta con una transitoria inabilità di muoversi o parlare al momento dell'addormentamento o al risveglio, dice il dottor Giorgio Buzzi, neurologo, autore di una disamina di questo disturbo, in un articolo pubblicato sulla rivista Neurology Times. Gli episodi durano da pochi secondi a diversi minuti e terminano spontaneamente o per una stimolazione esterna, per esempio attraverso il tocco di un'altra persona. Si è incapaci di aprire gli occhi e c'è un senso di soffocamento, sebbene i movimenti oculari e respiratori siano generalmente intatti. Di solito la paralisi del sonno è associata a intensa paura. Dica. Niente, il commento di Seba, la Gianara è un modo di chiamarlo. Ah, ok. È associata a intensa paura e ad ansia, che possono essere amplificate dalla concomitanza di allucinazioni multisensoriali, che tipicamente prevedono la presenza di un intruso minaccioso e di un cosiddetto incubo, termine che si riferisce proprio a un agente malevolo che esercita una pressione sedendosi sul petto. Quando succede? Il fenomeno si presenta più facilmente quando si è sospesi tra la veglia e il sonno, ma la persona colpita ha invece la sensazione di essere completamente sveglia, e allora la paralisi muscolare che impedisce di parlare e muoversi è ancora più impressionante. La paralisi del sonno e le allucinazioni associate si presentano quando elementi tipici del sonno REM, la fase di sonno in cui solitamente si sogna, come la mancanza di tono muscolare e la vivida immaginazione visiva del sonno, entrano nella veglia e i due stati, sonno e veglia, si sovrappongono, spiega ancora il dottor Buzzi. Il fenomeno può essere facilitato da diversi fattori, come alterazione del normale ritmo del sonno, fatica fisica o mentale e alcol, alimenti certamente non estranei alla festa di Halloween che si prolungano nella notte. Una revisione sistematica della prevalenza della paralisi del sonno ha trovato che il 7,6% della popolazione generale ha fatto esperienza di almeno un episodio, dice Buzzi. Chi è maggiormente predisposto? Più alti tassi di prevalenza si trovano tra gli studenti, il 28,3%, e tra i pazienti psichiatrici, il 31,9%. Si tratta di persone che più facilmente di altre possono avere, per motivi diversi, alterazioni... Oh mio Dio, scusami, ho cercato di fare l'effetto io, visto che non ho il bot. Non ho il bot, Alex. Ah, ok. Ti sbanda, ho detto, che succede? Minimo, già pensavo che qualcuno avesse donato 20 sub, capito? Sono tranquillo, no, tutto tranquillo, tutto normale. Ok. Alterazioni del normale ritmo sonno-veglia. Il fenomeno ha anche una certa tendenza a presentarsi nei membri della stessa famiglia per una sua probabile componente genetica. Per quanto spaventosa, la paralisi del sonno, una volta che la diagnosi è confermata, non viene quasi mai trattata e le persone un po' imparano a conviverci una volta rassicurate sulla sua natura benigna. Alcuni pazienti possono essere preoccupati di un'origine psichiatrica o perfino paranormale del disturbo, specie quando sono presenti le allucinazioni, dice sempre il dottor Buzzi. Per coloro che hanno frequenti episodi è opportuno dare indicazioni su una corretta igiene del sonno, quindi evitando ritmi irregolari, alcol e caffeina vicino al momento di addormentarsi, e queste misure possono aiutare a prevenire gli episodi. Infine è raccomandato di non dormire in posizione supina. Grazie. Fatto. Ragazzi, ciao Cla, ciao ragazzi, Raidone, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Benvenuti. Welcome to the Raid. Ciao ragazzi, spero che state tutti bene. Abbiamo comunque, questo articolo è importante perché appunto per chi soffrisse di paralisi nel sonno, ora sa qualche consiglio, riprende la storia, non stressatevi, è impossibile, no? Non stressatevi, non avete paralisi nel sonno. 166 elicotteri. Ciao ragazzi, ciao, vedo che va tutto bene. E non è detto come vengono fatti questi elicotteri. Ciao Ele, di nuovo. Sono elicotteri volanti, dai, l'importante è quello. Ok, bene, bene. Sì. E dicevo che appunto la paralisi nel sonno è una delle cose che spesso viene associata al paranormale, ma come abbiamo appena letto, come ci ha appena letto il nostro illustre Dragias, ha dimostrato che appunto dietro ci sono studi scientifici dove appunto si dimostra che non bisogna pensare sempre che c'è una gianara sul petto, un incubo sul petto. Potrebbe benissimo essere lo stress. La maggior parte delle volte, il 99,9% è stress.
l'altro può, non può, posso anche dire che magari veramente c'è qualche gianara che passa di lì e dice toc toc, ti voglio buttare giù, ma sai com'è, non è detto che sia per forza quello. E appunto stiamo studiando appunto il paranormale fra prove smentite. L'altra volta Cla, il nostro inviato dall'Egitto, ci ha fatto praticamente chissà dove l'abbiamo mandato questa settimana. Sta andando adesso, sta andando questa notte. Jack va Dio brando sul petto, guarda, in realtà è meglio che non lo dico. Si mi bannano. Mio nonno dice sempre di vedere la Madonna. Ecco chi l'hanno usato. L'ha dirottato Cla, ragazzi. È stato Clecco perché non l'ha consegnato correttamente a terra. Ecco. Beh, Jack mi ha mandato su Urano dopo la mia live di oggi. Abbiamo mandato, ma a parte che veramente c'è una ma mi ha mandato per leggere degli articoli, cioè neanche da casa mia, cioè poi mi tocca vabbè ragazzi, ma è come quando mando un inviato, non è che lo va alla spiaggia per fare il notiziario. Ciao Stelio di Sparta, perché non ti ho neanche salutato? Ciao Stelio, no, come la nonna nel dubbio per la prossima settimana faccio arrivare la DeLorean, tranquillo. Okay. Qua c'è freddo, se vi interessa. Qua Urano, tipo 200. Ma grandi. Hai visto qualche simpatica signora, qualche MILF, qualcosa? No, zoccole non le ho viste. Tutta gente per bene. Perché poi, scusa, ma Seba, ma mi dovevo portare l'acqua da casa mia, perché lì fa schifo, chissà che ci pisciano dentro. Beh, Urano è fatta con l'ano, no? Si sa. Appunto, quindi ho dovuto fare... Uranio! Io ora Jack mi ha mandato per leggervi sta cosa, no? Per leggervi un paio di articoli. Un paio di articoli, esatto, sono molto importanti. L'Anonymous dice... E comunque anche su Urano ha piantato l'antenna su una parabola e quella sta andando a fanculo la parabola. Comunque Alex un attimo dice di leggere su a Jack, leggo io, ma dice Urano, ma il pianeta dietro cos'è? Sembra un misto Terra-Saturno. Questo è Urano. È Urano, non è Urano. Sta ancora arrivando, tranquilli. Ancora in viaggio. Laga perché sono lontano. Vabbè. È su Urano, quindi è lontano. Esatto. È la connessione di Fasto e anche quali. Però questa volta gliel'hai messo in qualche alieno. L'antenna sopra. Esatto. Ha infilato l'antenna nell'alieno. Non vogliamo chiede a un alieno se si vuole far vedere, se vuole salutare, una mano, non lo so. Lo dico. Ma vuoi venire? No? guarda sicuro. Sento che li vuol far vedere. No, allora, posso? No, ma i vetri sono puliti, grazie. Ti preoccupare, i vetri ci sono. No, anche l'olio a posto, grazie. Olio e benzina siamo a posto, via. Allora. Anche lì, i lavatori di vetri abusivi di Urano. Via. Perfetto. È inviato allo spa. Esatto, peggio di Napoli, non è vero, a Napoli non ci sono, sono le nostre città che ci sono. Io vi volevo leggere adesso un po' l'articolo, poi dopo leggo l'altro di Jack. Allora, l'Anonymous ci dice che la NASA sta per annunciare l'esistenza degli alieni. Ora, la NASA sta per annunciare l'esistenza degli alieni. A svelarlo è l'Anonymous, il gruppo di hacker più famoso al mondo, secondo in cui l'Agenzia Spaziale Americana sarebbe pronta a svelare al mondo intero la verità sugli alieni. L'Anonymous ha diffuso un video in cui si afferma che la NASA già da tempo avrebbe scoperto forme di vita aliena e che starebbe preparando il terreno per la grande rivelazione. Gli scienziati avrebbero le prove che non siamo soli nell'universo e che gli UFO non sono il frutto della pazzia di qualcuno, ma una realtà che nessuno ancora conosce. Ciao Lea. Ciao Lea Chan. Lo stavo leggendo Alex in chat. ho capito, non c'entro niente io. Non sta laggando, ragazzi, è lo spazio. Insomma, è lo spazio qua, di cosa fare. Così, non è che... Non è lag. No, assolutamente. Poi, allora, secondo quanto riportato dal magazine britannico Independent,
gli hacker di Anonymous sarebbero entrati in possesso di alcuni documenti e dichiarazioni condivise dagli scienziati nel corso dell'ultimo convegno. Il professor Thomas Zurken, che su qua lo conosce Draghi, sicuro. Sì, esatto. Avrebbe detto: le nostre civiltà è sul punto di scoprire le prove di vita aliena nel cosmo. Alla luce delle differenti missioni che sono impegnate nella ricerca di vita, siamo sul punto di fare una delle più profonde e senza precedenti scoperte della storia. Ciao, Andre! No, Andre, la dichiarazione non è stata resa pubblica e Anonymous ha spiegato che sarebbe legata all'annuncio fatto dalla NASA. I scienziati infatti avevano annunciato la scoperta di 219 pianeti esterni nel sistema. È perché si lagga qua, perché laggo. E lui è Urano, Ci siamo tutti, ci siamo tutti. Ciao ragazzi, ciao Flamone. Questi pianeti... A differenza di Mercurio, sì, è perché la gara. Scusate, scusate. È la nostra leggendona. Sì. Scusate, vai. un attimo. Comunque la maglia è in tema. Con brava. Sì, allora. Ma è a cena adesso. Un attimino, poi arriva allora, anche lui. Scusate, esperienze. Robottisce. Questi pianeti, a differenza di Mercurio e Nettuno, si troverebbero nella giusta distanza dal Sole e avrebbero la possibilità di ospitare acqua allo stato liquido. Che mi si è attivato? Si è attivata una pubblicità aliena, scusa. Si troverebbe una giusta distanza anche dal Sole. Qua arriva anche la Mediaset, arriva qua. arriva anche il Barbara D'Urso. Almeno magari ce l'alleviamo dai coglioni. Esatto. Allora, staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane se davvero la NASA, dopo tanti segreti e ricerche, finalmente deciderà di svelare al mondo intero la verità sugli alieni. Quindi questo è il primo articolo. Poi dopo l'altro, quando vuoi che lo legga, intanto diciamo qual è il vostro parere. Se Anonymous dice che ci sono la vita aliena, cavolo, ci crediamo tutti. Non è che io il commento di Stereo Disperta mi ha ucciso comunque. Sì, sono sopra. Guarda, eccolo, se gli alieni esistono, c'è una vanga di 50 centimetri. A Muffley dovrete mandato nel Bronx. Muffley arriva. No, da Salerno arriva, che è da Bronx. No, non da, che è da Salerno. Lui è compaesano di Daniele, di Flama. Ah, è Catania. Però, Catania. Catania, Caserta, Capua. Caserta, mi confondo. Catania. Però mo vive al nord, non so dove preciso, in qualche parte. Non parlo male di Anonymous, dato che quando gente dice Anonymous non vuol dire che siano quelli veri di Anonymous, ma dico, vabbè, Anonymous dice che, vabbè. Ma in realtà gli Anonymous ed è un po' che non si fa sentire, quindi un po' mi puzza sta rivelazione qua, che ci siano fuori così e abbiamo scoperto ed è un po' che non si sentono più parlare di loro. Vabbè, i complottisti lo dicono da sempre. Ricordatevi che dicevano che Trump avrebbe rivelato pubblicamente: gli alieni sono fra noi, oh mio Dio, e ci controllano, dicevano queste cose. Vabbè, che cavolo, cioè, lo so, proprio loro, bravo, Seba sa chi sono. Quelli, adesso dicono che bisogna aspettare il 4 luglio, vedrai che ci saranno grandi rivelazioni, shock. No, non succede un cavolo il 4 luglio. 4 luglio festeggia l'indipendenza e non succede nulla. Cioè, qui si sbagliano, sono un gruppo di gente che devia la gente. Credo più a mia nonna che vedeva la Madonna che gli alieni. Beh, guarda, ma anch'io credo a mia nonna quello che vedeva lei. Sì, anch'io, Voglio dire, non ho visto solo Madonna, ho visto anche Michael Jackson, perciò vuol dire, cavolo, ho visto di gente. Anch'io ho visto una Madonna, ma non era una divinità, poi Madonna, ma era su un sito che conosce molto bene Cla. Ha ragione? Ha preso di quei pali dentro l'orosti così. È dove lavoro, si vede. Perché io sul sito Arancione sono proprio l'admin del sito. Sì, ma Daniele, anche tu comunque ne tiri giù abbastanza bene, non ti preoccupare, saresti un orgoglio di famiglia, anche tu li tiri giù bene i santi, tranquillo, che perfettamente. Va bene, allora, vuoi leggere la seconda notizia, vuoi dirci la seconda notizia, cos'è scoperto nello spazio? Allora, siccome mi hanno mandato qua... Sento bussare da te, non è che ti stanno qualcosa giulando il motore del razzo? A posto? No, grazie.
È a posto, olio e il cambio funziona. Grazie, è stato nello spazio. È nello spazio. Adesso grazie mille. Ti poteva ciullare il motore. Limitatevi, levo un saluto. No, volevano venire a lavarmi il vetro dell'astronave. E diceva 5-5, ti faccio col sapone dei piatti. Però hanno sto tono di voce poco italiano, strano. Ma io sono dentro l'astronave, sì, senza casco. Sì, no, sì, casco sì. È qua. Casco è qua. Aspettate, ce l'ho io. Casco, ma io sono senza. Ma dentro c'è ossigeno. Diamanti. Casco è qua. Potrei anche andare a fare una rapina scura. Sì, ce l'ho il casco, è qua. È qui con me. Piccolino c'è sempre lui. No. Okay. Allora, il secondo tema è da focus, quindi è una cosa forse autorevole, forse. Allora, hanno scoperto il K2-18b, un esopianeta mini Nettuno che potrebbe ospitare la vita. Un grande esopianeta, forse un oceano d'acqua liquida sotto l'atmosfera ricca di idrogeno, si allunga l'elenco di mondi dove è possibile la vita. Alcuni non ha capito di qual è l'argomento di questo articolo. A chi? Flama, non ha capito. Ha chiesto, non ho capito, potrebbe ospitare la non ce la faccio leggere. Quella ce n'è tanta, sì. Qua perché devi andare, sì, fuori? Ma guarda, Cla, dopo ci dirà se le prostitute di Urano sono meglio e meno costose di quelle terrestri. Ma mo è arrivato, non credo che abbia avuto tempo già di incontrarle, cioè. Dopo ci dirà, sono appena arrivato, tempo, no? E se poi muori? Esclusive dallo spazio, no? Okay. Allora, stavo appunto. Cosa fa? Che lo vedo lì che fa, prende. E colpi con la spada laser, no? Classiche cose, no? Cos'è? Facciamo spadina laser. C'è i tentacoli come negli hentai. No, ma noi non guardiamo certe cose. Noi siamo superiori. Ho visto cose che voi umani non potete immaginare. Sì. Allora, hanno scoperto questo esopianeta due volte più grande della Terra, con un'atmosfera ricca di idrogeno, e potrebbe essere potenzialmente abitabile, ospitare acqua allo stato liquido. La scoperta è stata pubblicata su Astrophysical Journal Letter. È rilevante. Letter, nel senso, è letter, nel senso che tipo bondage, quelle robe che mi passano in te, quelle maschere nere, no. E che ne so? Ah, quelle che ti piacciono a te. No! Non mi piace. Non sono fan di quel genere. No. Allora è rilevante non solo per il pianeta, genere. Una vecchia conoscenza 124 anni luce da noi, ma anche perché apre la ricerca di altre forme di vita a mondi di taglia molto diversa da quella terrestre. Poi l'esopianeta in questione è soprannominato K2-18b, ha un raggio pari a 2,6 volte quello terrestre. È una massa di 8,6 volte maggiore di quella del nostro pianeta. Orbita attorno alla sua stella nella cosiddetta zona abitabile, una distanza tale da consentire teoricamente la presenza di acqua liquida. Un dato entusiasmante che da interpretare con cautela. All'epoca non si conoscevano né lo spessore dell'atmosfera né le condizioni dei strati più interni. In altre parole, dopo aver individuato acqua, nell'atmosfera non garantiva che ce ne fosse sotto. Okay. Poi, intanto cos'è che si richiedono qualcosa? No? Sì, richiedono se ti piacciono di Aegao, ma non spero che... Se piacciono? È meglio che non te lo spiego che cos'è un Aegao. Raga, buon gustaio quei furri. Hai presente quando tu apri la bottiglia del latte, lo scuoti e poi l'apri e ti esce in faccia... Io non so che cose anormali che fate voi. Ho un po' paura. Vuoi sapere cos'è il furry? No, l'amore è l'amore per volpi e tutte le cose con la coda. E ci sono addirittura le code finte col plug anale che la ragazza si indossa soltanto per piacere di più all'uomo. Sì, è vero. E si mette le orecchie da volpe. Quelle tipo ti piacciono, quindi buon gustaio, le volpi, queste cose qua non ho le aree, ma lo so, è l'angolo strano di YouTube, Carmelita Fox 10-10 della sbagliata. A me no, per me lui quello che è sbagliato, per me è l'unico che hai sbagliato, è lui, secondo me.
Allora, non ci raccontare i segreti di camera. Della camera sì, una domanda importante. Per... Io non dico nulla. Allora, dicevo, ho fatto una domanda di importanza vitale a Clama su Urano c'è vampeta. È un eroe. Basta fare. Ma lo insegue andare comunque senza il casco. Cioè, lui proprio si dovrebbe buttare nel sole. Perché tanto è inutile. Scusate, allora, scusatemi, dimmi. Il commento di Flama. Che finisco. Però la coda se la piega lui su per il culo. Quello, sei tu quello con le orecchiette, la coda da furri. Ma veramente, Revi, il titolo tuo di ieri, perché Revi l'ha fatto una maratona 12 ore, quest'uomo, e ha detto che, vuoi ripetermi il titolo che avevi messo? No, Resident Evil è come il sesso anale, la seconda volta fa meno male. Perché io ho pensato, sta parlando di se stesso, sta parlando di se stesso. No, perché la seconda run del gioco. Ho capito, ma... stiamo degenerando. Era una citazione a Lucifer. Comunque, no, stiamo degenerando, ragazzi. Sì, sì, infatti, sì. Io volevo finire di leggere. Andiamo all'articolo. Allora, buona cena, la Flama. Buona cena. Buona cena. Ciao, buona cena. Allora, l'esopianeta K12 è infatti più simile a un Nettuno in miniatura. E dai mini Nettuno ci si aspetta una struttura di questo tipo: un guscio di idrogeno esterno che circonda uno strato di acqua con un cuore interno di roccia e ferro. Se però lo strato di idrogeno risultasse troppo spesso, la temperatura e la pressione dell'acqua sarebbero troppo elevate per consentire la vita. Ora, un gruppo di astronomi di Cambridge ha usato le precedenti osservazioni del pianeta, insieme ai dati sulla massa e sul raggio, per determinare spessore e struttura dell'atmosfera e degli strati inferiori. L'atmosfera ricca di idrogeno e con una buona quantità di vapore acqueo non sembrerebbe tanto spessa da impedire la presenza dell'acqua liquida sotto di essa. Al contrario, il piombo? Domani su YouTube. Non sembrerebbe tanto spessa da impedire la presenza di acqua. Al contrario, nello scenario più estremo, il guscio si costituirebbe il 6% della massa. È un discreto numero di scenari, è compatibile con la presenza sotto l'atmosfera di un oceano d'acqua liquida a pressione e temperature simili a quelle terrestri. Secondo gli autori dello studio, la scoperta allarga il ventaglio dei mondi nei quali possiamo sperare di incontrare forme di vita aliena e esopianeti molto diversi dalla Terra. Insomma, la mole di lavoro del James Webb Space Telescope aumenta ancora prima del lancio. Ecco. Bella notizia, interessante. Vedete che il focus dice che possiamo trovare della vita in questi esopianeti esterni al pianeta, alla nostra galassia, praticamente. No, scusatemi, esterni al nostro sistema solare, no, non alla galassia, al nostro sistema solare. Non esageriamo, non andiamo troppo lontano, poi facciamo una brutta fine. Ok, dicevo, intanto io spammo i link dei nostri mega ospiti potentissimi, che vi raccomando di mettere, grazie, apprezzo l'intento di fare il caccamo official, ma non credo che... Claudia ti chiedono... esatto. Se gli alieni scoprono... Ah, non lo so io, non lo so Ale. Lo scoprirà stasera quando... Lo scoprirà stasera dopo che apro... Ma dovrei informarci anche se... Trovi qualche bel hit alieno così. No. Tu lo trovi, poi lo condividi a Jack. Così prende lui il viaggio e va a testare. E ti farà una recensione. Allora, io adesso posto un video in Ciao Bella Gioia, come sta? Oh, me l'ha chiesto. Sì. Ciao Cla, Bella Gioia, grandissimo. Ma perché ti devo defolloware il... No, Pavolo, se ne manca uno, arriviamo a 2.50, poi si fa la grande festa, ragazzi, grande festa con le spade... Tiriamo fuori le spade laser. Ma ha un hit, è vero, gli fai della spada laser? No, non credo, no, non credo. Comunque, dicevo, ho messo un video in privato a chiunque di voi ha voglia di condividere. Vai, comunque, vado io. No, se, non hai capito, serve un follow, non un unfollow, Seba, è il contrario, se c'è l'unfollow torniamo indietro, boss, il boss non c'è, purtroppo. Oh, è arrivato, scusatemi, pensavo fosse Mufflay, invece... Col video o senza? Senza audio. L'audio? Ma Revil... il cocone, no, il cocone, vediamo un po'. Così è una creatura soprannaturale ripresa da un telegiornale,
ci fa vedere, beh, classica cosa, tipo, questo qui, questa è una cosa che conosce molto bene Sebastiano, no? Quando vedi proprio la... quando vedi appunto robe infuocate e gente che va in giro a portare roba strana. Ma non hanno dei cappucci bianchi quello che pensi, no? No, non sono, non sono loro, mi sembra che lo facevano anche. Peccato, non si erano attrezzati. Ah, perché? Ah, hanno un nonché di... No. Ma questo qui, vediamo, c'è cioè, 248 e 50, Jack fa la lap dance. Scusate. Non siamo 200... No, esatto. Chi è che va tolto? Siamo 249. Siamo scalati, è vero, siamo tornati indietro, hai ragione. Scusatemi, questa è palesemente la Dimitrescu. E io non c'entro niente, eh. C'è qua. Questo è il loro fantasma che è tornato sullo schermo. È palesemente ma la dai, Dimitrescu. Ma Revi vede la Dimitrescu ovunque, non è il vestito da Dimitrescu. Sta cazzo, cosa. C'è il cappello ed è tutta bianca? Sì, 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 claro, oggi... confermato. Oggi è 249, non è 248. Ma non si può essere Dimitrescu. Ah, lui, questo qua è la Dimitrescu, questo qui con i baffi? Rick Banner? No. Ah, ok. A me ci assomiglia un po'. Ma cosa stavano bruciando sti qui esattamente? Quello che hai detto stavano tu. Bruciando... Ah, quello che ho detto io in privato. Ah, beh, sì. La Dimitrescu. Ah, ma perché la qui bruciano festa, meglio, cioè sempre... bruciano più... Cioè, più velocemente quella roba. Ma non ce l'ho il suono di ragazzi si è bagnato no, tutto. Sì, ma non si può dire quella roba. Io andavo in chiesa, ma... No, 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 Seba, no! Quella deve scrivere in chat privata, non può scrivere qua. Infatti, io, chat privata un mese. Sì, no, ma quella che ha scritto lui, no. No, no, scusa, no, ci associamo pubblicamente a questa roba, solo pubblicamente. Lo zio di Micah Bell, vero? Comunque avete visto praticamente tutti contenti, abbiamo visto una presenza soprannaturale ripresa dalle telecamere, uno shock ragazzi, questa è una prova, secondo voi, una prova leggendaria che dimostra l'esistenza del paranormale, guardate, mettila ferma l'immagine, che tanto siamo... È stata verificata che potesse essere una... Ah, un telegiornale ci ha raccontato... Beh, no, dovranno fare le loro indagini. A me sembra una proiezione. Al telegiornale fanno parlare Salvini, quindi voglio dire, non mi meraviglio più di niente della loro credibilità. No, Salvini dico della loro credibilità. Sì. Salvini ha detto che lui ci crede agli alieni, ad esempio. Lui dice che sono... Appunto, per questo dico la credibilità, non c'è. No, ma io intendevo non il servizio del telegiornale, che loro avranno preso un pezzettone di video... Dicevo, il video dove si vede questa presenza è stato verificato che non sia un fake o no? È stato messo così perché sì. C'è Cla, certo che no. Ah, basta allora. Posto. E ti vuoi americana? Sporre, ah, vabbè, allora. Passa tutto. Ah, vabbè, allora basta. Però io ci vedo a Dimitrescu in questa cosa. Ma tu ci vedi Resident Evil Village ovunque ormai, ci vedi su ogni cosa. Ci no, vedi... beh, questo qui è Dragias non ha la forma della Dimitrescu sta cosa? Un po' sì, in effetti. Il cappello. Ha un cappello, è bianca di faccia, anche il vestito tutto bianco. È 3 metri da femmina qui. È 3 metri da terra. Ha pure un qualcosa in più di 3 metri, in effetti, però vabbè, dettagli. La Dimitrescu ve la mostro io ed è una cosa molto molto emozionante. Ho visto quando hanno fatto il video di motion capture per la Dimitrescu, povera attrice. Eccola qua la Dimitrescu, ragazzi. Dimitrescu è questa qua, avete visto? No, ancora non abbiamo Non abbiamo visto nulla. Non si è neanche caricato. Infatti. Nuovo lo caricarlo. No, non si è neanche caricato. Non tu hai già tirato via. Facci rivedere la Liccina. Sì, un attimino che devo censurare una cosa, ok. Ora posso far vedere. No. Ecco. Censurare. Sì, non si vede niente. Sì, c'è una cosa che poi ti spiegherò. Ecco qua. Questa qua, come non si vede? Ma... Non si vede Telegram? Ah. Sì, si vede, ma si vede. Questa è la vera Dimitrescu. Ma come scam l'abbiamo fatto? Prima i rettiliani, no? Niente. Vabbè, comunque, cosa ne pensate? Che bello, torno e muore la live. Come muore la live? Come è morta la live? È morta la live? No. No, siamo in live.
Ma no, stavo mostrando Telegram, stavo mostrando la Dimitrescu su Telegram. No, non è mamma mia, assolutamente. Che scempio. Sì, sono arrivato su Nettuno perché l'astronave va avanti, stanno avanti, vedi? Sì, infatti, sta facendo l'elicottero. Scusa, tira il freno a mano così si ferma. No, ma ora poi torniamo indietro, cioè facciamo il giro e torniamo indietro. Sì. No, ho forzato anche un articolino breve, scolastico per Reville, perché appunto a volte le esperienze migliori le troviamo dalle esperienze di... Questa è una studentessa di 18 anni che ci racconta una sua esperienza di paralisi notturna, incubi, cose varie, e appunto è interessante vedere con che lucidità questa ragazza affronta l'argomento, cioè come prende l'argomento praticamente, è interessante. Io e te dobbiamo parlare sulla differenza tra breve e lungo, È breve! E questo non è breve! Ma perché, scusa? Dobbiamo parlare della differenza tra breve e lungo. Mamma mia! È un papiro questo, è peggio, è lungo quanto Game of Thrones tutto intero. I documenti di resistenza sono più lunghi, dai. Che tu dici? Sono una pagina quelli tutti. Va bene. Quando vuoi. È fatica quest'uomo a leggere, fa fatica. Ha fatto 2 giorni di maratona e lungo. Scusami, non te lo vorrei far pesare, ma io sono andato a letto l'altro giorno alle 4 di mattina e sono svegliato alle 11. Oggi sono andato a letto alle 4 di mattina, mi sono svegliato alle 9. Perché non dormi? Dormi. Perché non avevo sonno. Resident Evil 8 è più forte, vero Marcello? Bravo. Sì. Marcello, ma che saranno mai le 4 di mattina? Ma lo sei alle 4 a dormire? Mi alzo alle 8 e mezza. Davvero? Claro, quando stacchiamo, sì. Poi tu vai. Rimango sveglio, sì, vado alle 3 e mezza, 4. Mi alzo alle 8 e mezza. Ho fatto in tempo a mettermi nel letto. Sono andato capo. Fatality. Stamattina, a proposito di roba, non è paranormale, ma sapete cos'è un falso risveglio? Voi, che non è un sogno. E praticamente voi pensate di esservi svegliati. Io stamattina ho visto l'ora, e l'ora è anche giusta, e ho detto: cavolo, mi alzo dal letto, mi alzo, sono le 9, faccio calzarmi un po' prima, faccio i miei lavori. Allora mi sono alzato, ho preso la ricompensa GTA, e si è acceso tutto il tempo di caricare, si è stato un po' più veloce. Ho detto: cavolo, velocità PlayStation 5, che figata, ero tutto contento. Poi ho vinto un vestito da GTA, ho detto, vabbè. E poi sapete una cosa, che poi mi sono reso conto invece che ero ancora nel letto, dopo una vita, non è successo nulla nella realtà, è stato tutto un falso risveglio, in cui ho saltato al computer, ho guardato Telegram, non c'erano messaggi, ho preso ricompensa GTA, nulla di questo Bastava guardarti sotto e capivi se eri sveglio o meno davvero. No, vabbè, sotto. Esatto, bastava andare a fare la mattina. Ci sono anche nei falsi risvegli queste cose, c'è tutto. Ah, ok. Non è che non sono tipo un Lego che mi possono tagliare. Non si sa, magari tu hai già il modello svitabile e lo metti nelle bicchiette di fianco. Ho sognato uno con l'acqua. Acqua e bicarbonato per e ci arriva tipo le gambe a Z di Zorro. Che ne so io. Detto, è un sogno. Perché mi profuma un po' da Marguerite queste gambe? Sì, ma questo falso risveglio solamente la cosa brutta è che mi sono svegliato 2 ore dopo, perché io sono stato 2 ore in falso risveglio e non me ne accorgevo. Tranquillo, giocavo GTA, tranquillo, ho fatto le solite cose, faccio una missione del club. Era tanto facile, invece era un falso risveglio. Sto dicendo, queste cose succedono, e sono brutte perché perdi tempo. Va bene, ok. Qual è il prossimo articolo? Quindi Revil, vedremo Revil che legge, incredibile, un articolone lunghissimo. Dai, lo mettiamo in primo schermo. Ore 1:39 del 24 febbraio 2017. Sogno. Una mano sullo stipide della porta della baita. Boom. Un'ombra sugli occhi. Un secondo. In gabbia. Urlo, ma non mi esce voce. Sono schiacciata. Poi muscoli lassati. Svenuta. Morta ma cosciente. Urlo, ma non si sente. Ritorna piano piano il vigore dei muscoli. Esco dalla gabbia e sono tutto a fuoco. Sono cosciente, mi alzo seduta e ti chiamo tante volte, ma non mi senti. Scendo dal letto correndo, mi scendo sul tuo letto, piango, fine.
piango. Cazzo, chi l'ha scritto? Ma mio di 2 anni sta cosa. Una ragazza di 18 anni. Puttana, piangiamo anche noi tra poco. Come l'ha scritto? Oh, addirittura io addirittura ho aggiunto delle parole perché che non riuscivo a leggere una roba così stretta come ha fatto lei. Ho aggiunto delle parole come urlo. Io ho aggiunto altre parole da solo, inconsciamente. Piango, mi alzo, piango. Ok, bellissima questa. Mi alzo, queste piango. Sono le poche righe che ho scritto quando più di un anno fa ho avuto il mio primo episodio di paralisi del sonno. Devo ammettere che leggendole così a freddo, coscienza, nella ciao sua Alex. E pura ciao Alex. Ciao. Purtroppo dalle parole non si capisce molto la forte emotività negativa che ho provato in quel momento, ma appena è successo ho cercato di registrare tutto ciò che avevo nella testa per utilizzare come scritto per una mia testimonianza futura. Come ora sto facendo? Scrivo ciò perché ritengo importante informare tutti coloro che ignorano l'argomento, che ne hanno fatto esperienza o meno, per evitare che essi, come è successo a me, cadano in delirie che possono solo confondere le idee. Non appena ho avuto la paralisi, ho avvertito i miei genitori, soprattutto mia madre, punto di riferimento, non solo in quanto mamma, ma anche e soprattutto come laureata in medicina, guarda caso. È lei che mi ha subito detto che a primo impatto le sembrava titolato di una situazione molto stressante che stavo vivendo in quel momento, dovuta alla grande mole di studio. Successivamente ho cercato di riaddormentarmi, anche se a fatica, perché avevo paura che la cosa mi riaccadesse. Il giorno seguente ho cercato di non pensare alla passata traumatica notte. Fosse più per la controvoglia di documentarmi che per la paura di scoprire qualche strana grave malattia, e ho trascorso la mattinata come se niente fosse. Dopo qualche ora mia madre si avvicina e mi ha detto che da una ricerca che ha fatto su internet era emersa la possibile spiegazione di che mi è successo. Cancro, morirai dopo 30 secondi. Leggendo internet cancro. È quello. Cancro? Come? Leggendo internet, se tu leggi internet ti informi, hai al 90% il cancro e la tua vita dovrebbe essere già finita. Sì, io sono già morto su internet cercando i miei sintomi di cose varie. Ecco, ecco. La paralisi del sonno, detta anche paralisi ipnagogica. Ipnagogica. È un disturbo del sonno in cui, nel momento del risveglio o poco prima dell'addormentamento, insorge una vera e propria incapacità temporanea di muoversi e parlare, alla gioia infinita di aver diagnosticato ciò per cui mi era dannato e necessariamente seguita l'ansia del ipocondriaco che è in me. Ipocondriaco è quello che vede malattie ovunque. Tra le righe sospette sul web e racconti mistici di viaggi astrali ho imparato che la paralisi del sonno non è una malattia, ma solamente il ritardo della risposta sinaptica che i neuroni nel cervello inviano ai muscoli durante il momento del riposo. Essa si presenta soprattutto in età adolescenziale, nei ragazzi tra i 20 e i 21 anni, proprio a causa dei ritmi spesso irregolari che l'impegno scolastico porta ad assumere. In seguito all'episodio di febbraio ne ho avuto un altro a maggio, periodo ancora più difficile, che però ho saputo meglio gestire avendo subito riconosciuto i sintomi non appena essi si sono manifestati. Scrivo queste righe perché tengo molto al fatto che tutti quei ragazzi a cui ciò è successo sappiano che la paralisi non è cronica e che se lo si vuole la si può gestire proprio come ho fatto io. Dopo questi 2 episodi non ne ho avuti degli altri, ma anche se continua ad essere la stessa persona. Ciao ragazzi, buonasera. Puttana, no. Che paura. Buonasera. Come puttana, che paura? L'odio. Esatto. Ero concentrato a leggere. Ciao ragazzi, mi hai preso un colpo, giuro. Ciao Mapple, benvenuto. Ciao ragazzi. Grazie per aver spaventato Remi. Ragazzi, scusa il ritardo, però purtroppo... Ok, vai tranquillo. Facciamo finire un attimo l'articolino a Reville, l'articolo previsto. Sì, vai. Cazzo, mi sono perso. No! Ah, ok. Ho sulla lista nera.
Dopo questi due episodi non ho avuto gli altri, anche se continua ad essere la stessa persona ansiosa di sempre. Questo può far riflettere sul fatto che la paralisi è un Mario piace gli remoto. Arriva quando meno te lo aspetti. Quello che voglio comunicare a voi non è il terrore da avere nei suoi confronti, ma che è inutile dormire coi vestiti vicino al letto o con le valigie pronte accanto alla porta, aspettandosi il peggio, piuttosto di vivere sereni e pronti ad affrontare la prossima sfida che la vita ci offre. Bello, bello, interessantissimo. E intanto l'antenna di Cla se n'è andata. Vabbè, ragazzi, dai, è dallo spazio. Secondo me è andato a picchiare qualche alieno che gli voleva lavare il vetro della macchina, lo stava già facendo. Allora, perché abbiamo chiamato Mattplay? Perché lui si è offerto di raccontare delle esperienze di vita reale. Adesso io non so esattamente cosa ci racconterà, se sono solo esperienze sue o anche di conoscenti che erano con lui, perciò in ogni caso sarà molto interessante. Mi ha mandato una foto interessantissima che l'avevo vista, okay. E avevo visto, vabbè, quella è un'altra cosa, sì. No, se vuoi vi racconto quel fatto là partendo dal principio, quello vuoi, sì. Magari spiego. C'è anche la prova fotografica nel caso così la metti a schermo poi, sì. Io non l'ho scaricata perché giustamente meno io non ho nemmeno sul mio Telegram, dice, l'ho dovuto recuperare da un'altra chat perché io non voglio proprio saperne di queste cose. Comunque niente, allora ragazzi vi spiegherò un po' come funziona questa situazione. Non sono esperienze yaoi, è roba seria di paranormale, no? esatto. Non ha esperienze yaoi lui. No. Allora, la mia esperienza paranormale, le mie esperienze paranormali, perché nel tempo ne ho avute diverse e non riesco a capire il motivo di perché tanto accanimento contro di me. Figa. Sono varie. Figa. Esatto. La sfiga. Esatto. Non la figa. La sfiga. No, sfiga. Ce l'hai davanti. Ce l'hai. Oh, sì. L'altro no. Lasciamo esatto. Parlare, che altrimenti poverino non ce l'ha esatto. Curioso, comunque, niente, allora, diciamo che nel 2016 mi sono trasferito in Friuli Venezia Giulia e ho preso casa da solo in provincia di Pordenone. Ho vissuto 2 anni poi con una ragazza che era all'epoca la mia ragazza e si chiamava Sara. E è molto importante questo fattore perché Sara è di origine sinta, la mamma è sinta e a volte fa cose particolari tipo riti di quella tipo del... non mi viene il termine, comunque fa dei riti particolari, sì, fa dei riti particolari perché giustamente sono molto più vicini a queste cose, la loro etnia, e quindi riescono magari a percepire di più. Infatti tutto quello, tutto quello che adesso vi andrò a raccontare io non l'ho saputo fino a molto tempo dopo, cioè quando poi dopo la fotografia è uscito fuori questo fatto qua. Allora No, satanici no. Che è successo? Allora, questa ragazza venne a vivere con me e a mia insaputa, comunque, lei e la mamma già discorrevano di questa cosa. Lei faceva la mamma, io mi sento oppressa, mi sento come se la notte ci fosse qualcuno dentro casa che mi fissasse. Quando sto a letto spesso mi sento un po' appesantita ed era sveglia, quindi sì, probabilmente può essere paralisi del sonno. Il problema è che però quando non era paralizzata o quando non si sentiva oppressa, si sentiva comunque osservata. Io facevo un tipo di lavoro che mi faceva lavorare su più turni, che erano di mattina o di pomeriggio, quindi lei, siccome non lavorava, le toccava spesso stare a casa da sola. E questa cosa qua era il motivo per cui lo percepiva forse un po' di più rispetto a me o magari quando stavamo insieme. Che cosa accade successivamente? La stessa estate in cui poi lei, no, l'estate successiva al momento in cui lei venne a vivere da me, quindi già lei faceva questi discorsi con la mamma che, ripeto, io non conoscevo, ci venne a trovare la mamma di un'altra nostra amica con questa amica che viveva al piano di sotto col fidanzato. E praticamente che c'avevano un fratello, lei c'è il fratello che anche lui percepisce queste cose qua. Quindi il primo giorno che venne, stava, come vi posso spiegare, la casa era su 2 livelli. In un livello superiore vivevamo io e Sara, nel livello inferiore vivevano questa ragazza con un mio amico. E praticamente il fratello di questa ragazza aveva queste percezioni. Il primo giorno che arrivò disse vicino alla sorella: qui ci sta qualcuno.
però ovviamente Ale, questa ragazza qua perché lei non ci crede, diciamo che è molto, molto pragmatica, lei non crede a queste cose. Vabbè, ma è normale, molti non credono. Sì, dice, è suggestione. Però nei mesi successivi, parlandone con Sara, diceva Sara, ma lo sai che pure mia mamma mi dice così, lo sai che pure mia mamma mi dice così. Un giorno la mamma che fece? Dice, Sara, fammi vedere le foto della casa, fammi vedere un po' com'è. E praticamente Sara inizia a fare foto, ma giustamente per fargli vedere, perché siccome vivevamo insieme e la mamma non c'era mai venuta a trovare perché è in Abruzzo, voleva appunto vedere come stava situata la casa. E niente, Sara iniziò a fare foto e nel momento in cui queste foto cominciano ad arrivare, la mamma disse, guarda che Sara là ci sta qualcosa, fai così, fai così, e gli cominciò a elencare una serie di passaggi di cose che doveva fare per potersi, diciamo, liberare della cosa. Così non è stato, ovviamente, perché anche lei, è vero che lei è di origine sinta, però quell'altra metà, perché lei, la mamma è sinta, il padre è italiano, l'altra metà, che era molto più meno credibile a queste cose qua, se ne è sempre fregata. Ma così come avrei fatto io, cioè pure io la stessa cosa, io no, non ci avrei mai creduto una cosa del genere. E allora che cosa è successo? Sono passati altre settimane successive a questa cosa. Purtroppo io e Sara ci siamo lasciati da un momento all'altro, senza che io comunque sapesse ancora questa cosa qua, però abbiamo continuato a sentirci durante l'estate, perché lei è andata a fare la stagione da un'altra parte, in quel periodo non stavamo insieme. Una di queste sere, che cosa accadde? Che mi chiese, non hai visto il messaggio, mi chiese, Mario, puoi mandarmi un selfie? Io stavo giocando a PlayStation in quel momento, quindi camera, casa completamente buia, erano tipo le 11 di sera, io davanti la Play, quindi l'unica luce che si rifletteva era lo schermo davanti a me del 40 pollici, quindi ci stava comunque abbastanza luce, non tantissima ma c'era. E però dietro di me c'era il corridoio completamente buio e nella casa giustamente ero solo io. Gli mando questa foto, il tempo che lei guarda questa fotografia e mi dice, Mario, ma chi ci sta a casa? Cioè io in quel momento dico, Sara, ma chi ci deve stare? Dice, no, guardati bene nella foto. Vado a vedere la foto, io ragazzi non vedo niente. Io non so come... Non, cioè, io non, alle prime volte non riuscivo a vedere niente. Posso condividere la foto? Posso condividere la foto? Sì. Comunque io nei primi momenti io non vedevo niente. Dicevo, Sara, ma che stai a dire? Io non vedo niente. Ma che cosa sto vedendo? E ho iniziato a passare questa fotografia per altre chat, dicendo, ragazzi, ma vedete qualcosa? Vedete qualcosa? E purtroppo tutti quanti mi dicevano, guarda Mario, che nel corridoio dietro di te ci sta qualcuno. Io in quel momento ho cominciato un attimo a avere paura. Se c'è la foto la vediamo. Perché tuttora non sì. È che questa cosa... Però posso dire una cosa? Sì. Mi ha un po' deluso la tua storia, mi aspettavo una videocassetta, un libro abbandonato al vecchio proprietario, no. Tipo i film horror. No. Aspetta, ma poi non è ancora finita, aspetta. C'è il periodo Ghostbuster, cioè, ragazzi. No, quello è relativamente collegato ad altro, però sì. Allora, sto condividendo la foto, ragazzi. Se io ti canto la canzone di Ghostbuster, ti offendi? No. It's something strange, in Mabelhood. No, è giusto per spezzare il momento. Questa qui diciamo che è la foto. No, questa qui no. Questo qui è Jack Dimitrescu. Sono io Dimitrescu. Quindi ancora, mamma mia. Mi è scappato, ragazzi. Pensate, dopo Vampetta, mo parte con questo. Oddio, un attimino. Meno male che non ha messo la faccia di Vampetta lì. Ma comunque, dove dovrebbe esserci questa entità? Adesso vi faccio vedere. Ti faccio vedere qua. Vedete? No. Qualcosa vedete? No, io non vedo niente. Parte là. Guarda nella porta. All'interno della porta. Sì, anche nella porta. Guarda, so. Nella parte quasi sotto il mio occhiale. Mm-hmm. Oh, se tu inizi a giocare un po' con le luci e con le cose, inizi a vedere che ci sta il volto di una donna dietro di me. A me sembra il volto di un vecchio con i baffetti. Ma dici questa, sì, cavolo. Sì. Porco cane anche il vestito. Dove? No, non scherzo, a me sembra veramente il naso grande, un baffo. No, il problema di questa foto è che mi verrebbe tanta voglia di saperla su Photoshop per aumentargli la luminosità. Sì, giocandoci un po' con... Sì, potete passarmela da comunque, tranquillamente. Comunque... Non riesco a farlo, però. Ma sai comunque cos'è? Sì.
potete analizzarla, foto, vedere un attimo. Possiamo parlare più di queste cose. Tipo questa, la più notevole è questa qua, io vedo un uomo con due occhi, il naso, la bocca qua, i tratti facciali, il mento qua, con tanto di collo, una faccia sospesa, e qui la capigliatura, questi qui sono tutti i capelli, una capigliatura che va fino a qua, e appunto si vedono i due occhi, il naso, si vedeva benissimo questa, quando ho passato un mio amico, ha detto, e anche lui subito la prima cosa, che è un mio amico, perché io chiedo di, è un esperto qua, di metavisione, ovviamente. No, invece ha visto solo questa quanti, parte, sì. la prima proprio che abbiamo notato è stata quella lì nel corridoio. Comunque, beh, diciamo che interessante, qui, io notavo questa, però diciamo che comunque questa da qui una suora, abbiamo cominciato ad avere, io ho cominciato a percepirlo di più, perché finché ne ero inconsapevole certe cose non ci facevo neanche caso. Da quel momento in poi, infatti, quando la foto giustamente è iniziata a girare tra parenti, amici, tutti quanti avevano un poco il timore di venire da me, perché effettivamente non, cioè, non era una cosa normale questa qui. Allora, che è successo? No, questa foto è stata scattata ad agosto. A fine settembre il fidanzato di mia cugina si è trasferito da Capua a Pordenone per venire a cercare lavoro ed è venuto a vivere da me. Però lui ha un carattere un po' particolare e si mette tantissima paura. Non voleva rimanere da solo a casa o venire a vivere da me in quel momento, perché sapeva di questa foto, sapeva di quello che c'era. E io dicevo, guarda, ma secondo me è una cagata, sarà stato solo qualche effetto di luce e tutto. Comunque riuscì a convincerlo e a fine settembre venne a vivere da me. Tutto a posto. Il primo giorno che venne da me gli feci lo scherzo, ci dico, mi raccomando, non fare troppe cose perché questa presenza magari potrebbe manifestarsi, e lui comunque era talmente terrorizzato che non voleva essere lasciato a casa da solo, non voleva che tipo uscissi da solo e veniva sempre insieme a me, cioè veramente era una cosa assurda, veramente non voleva stare in quella casa. La sentiva, e come? Ma mo ti faccio vedere come la sentiva. Dici. Volevo dirti una cosa più che altro, ma non, di solito non si percepisce in dormiveglia una presenza, un'entità quando sei in fase, ti spiego. No, questa qua non la, più ne parlavamo, il problema è che dal momento in cui lui è arrivato in quella casa, finché ero da solo non ne parlavo e non la percepivo e non mi interessava, ma dal momento in cui lui è arrivato in quella casa se ne è cominciato a parlare di più, si è cominciato ad avere timore. Io penso che sia stata questa la molla che più lo rafforzava, questa presenza e questa entità, perché più se ne parlava e più la sua presenza aumentava, più ne avevamo timore, più ci accorgevamo. Gli dava potere, sì è vero, gli dà potere. Esatto. Ma scusami, ma quindi avevi dei poltergeist in casa, roba che si muoveva da sola? Non lo sappiamo che cos'è, non c'è, non penso. Non avevi niente che succedevano quelle robe lì, che ti si spostava qualcosa? Magari no, lasciavi un calzino per terra, il giorno dopo trovavi in salotto. Adesso arriviamo. No, questa è un'altra storia, Flavio. Adesso arriviamo a questo. Arriviamo a questo. Io ci credo per te. Mi hai messo il curiosità. Il fatto che questa presenza però cominciasse ad assumere maggior potere nella casa, ovviamente più che ne parlavamo, più questa qua sembrava che si facesse sentire di più, ha cominciato a farmi venire anche a me dei dubbi, perché io sono stato scettico fino alla fine, tuttora sono scettico, perché comunque non è una cosa che tu puoi credere veramente, anche perché tu dici cazzo è capitato a me, ma non è possibile che è capitato a me, eppure tutti quanti intorno a me se ne accorgevano. Che cosa è cominciato a succedere? Circa un mesetto in cui Italo viveva con me, questo ragazzo che era venuto al nord a vivere con me, abbiamo cominciato ad avvertirla molto di più la presenza, perché porte che noi avevamo, la porta del corridoio e la porta del bagno, che sono scorrevoli, non di quelle classiche a battuta, ma sono scorrevoli, ci vuole un po' di forza in più per aprirle, perché poi giustamente devi far scorrere il carrello della porta per aprire fino in battuta, porte pesanti in legno. All'improvviso sentivi vroom, l'apertura, vroom, boom, la chiusura, ma la chiusura in battuta forte, e sia io che Italo magari eravamo in quel momento in cucina o io ero in salotto a guardarmi la TV, ero in camera, ma comunque per i cazzi nostri, all'improvviso ci vedevi correre nel corridoio a cercare di capire che cazzo stava succedendo, e lui sbiancava ogni volta. Poi quando invece stavamo magari in salotto, noi avevamo una seduta da gaming tutta al sottotetto, oppure avevamo comunque in camera mia la TV e ci guardavamo Netflix da là, sentivi proprio in cucina all'apertura della cassettiera delle posate, che si apriva e si richiudeva, che si apriva e che si richiudeva. A volte ci capitava invece di trovare la luce della reggetta piccolina delle luci che sta sotto al, come si chiama, l'aspiratore, la,
l'aspiratore della cucina, come si chiama? Sotto la cappa. Avevo fatto la reggetta. No, l'aspirapolvere, la cappa. Avevamo fatto la reggetta di LED sotto, con il tastino per accenderla, in modo da avere più luce di dove cucinavamo. E succedeva che a volte la trovavamo accesa, anche se magari non eravamo stati in casa, o magari l'avevamo spenta, in qualsiasi momento magari poteva capitare di trovarla accesa. Poi... Oh, scusate, si è sudata la luce da solo, da un momento all'altro. Parlando di fantasmi, mo colpiscono a casa di Drajas. Spero che passi da te. Si sarà spento la luce. No, sì, funziona. Vabbè, si starà spegnendo la lampadina. Sì, esatto. Poi ragazzi, passi sulle scale. Io avevo dalla porta d'ingresso alla porta del corridoio, c'era questa specie di antiscala in legno che ci portava poi al piano superiore dove vivevamo. La porta d'ingresso era giustamente la porta blindata d'accesso, e poi sopra ci veniva nel corridoio tramite la porta di legno scorrevole che vi dicevo prima. Molto spesso si sentivano appunto i passi lungo le scale di legno, anche belli pesanti, e noi però eravamo nella stessa stanza, magari Italo, quindi cose assurde. Un'altra cosa che è accaduta sulle scale è stata questa. Io e Italo, giustamente, viviamo insieme. Io in quel periodo mi frequentavo una ragazza che si chiamava Giulia, e spesso eravamo in camera mia, vabbè, sapete già, a farci i cazzi nostri. Una sera Italo ci bussa e fa: Mario, scendo un attimo a fare la spesa, mi serve qualcosa? Io: no, non ti preoccupare, vai tranquillo. Comunque scende le scale, il classico rumore di passi lungo le scale, si chiude la porta e se ne va. Bene. Passano 5-10 minuti, il tempo magari di... cioè magari il tempo che magari era andato e tornato e aveva fatto la spesa e tutto. Risentiamo di nuovo la porta del corridoio aprirsi e passi sulle scale. Noi straconvinti, io e Giulia, la mia ex, straconvinti che era lui, abbiamo detto: vabbè, mo viene qua, ci dice che ha fatto la spesa ed è tornato. Niente, per almeno 15 minuti nessun altro rumore. 15 minuti dopo ancora risentiamo di nuovo la porta d'ingresso aprirsi, Italo salire. A quel punto io gli do una voce e dico: Italo, ma che è successo? Fa: no, niente, perché sono andato a fare la spesa. Ma tu non eri già tornato? No. Comunque la mia ex, che comunque non ci credeva neanche lei, perché tra l'altro era psichiatra, quindi effettivamente quando gli raccontavo queste cose rideva. Stava piangendo. Sì, in quel momento ha iniziato a piangere, raga, perché veramente erano talmente chiari e forti i segnali che, cioè, lei in quel momento ha pianto di brutto, perché ha detto: no, io non ci voglio stare più qua dentro. Poi sì, comunque a un certo punto ormai le cose erano diventate abbastanza insostenibili, perché tra rumori strani e tutto, io ho fatto vicino a sto mio amico qua e ho detto: guarda, cominciamo a far finta di niente, cioè cominciamo a dare meno peso alla cosa, perché sennò non ci riusciamo più. E difatti le cose sono cominciate a diminuire, ma non a sparire del tutto. Qualche tempo dopo lui si è trasferito in un'altra casa e sono rimasto da solo. Sente presenza sta gatta, però cioè vuol dire, anche a me cose strane, impazzita. Vabbè, okay. Poi i gatti li percepiscono un po'. I gatti percepiscono, peccato che a volte si gira dall'altra parte. Fa bene. C'è una paralisi notturna. La paralisi notturna, ho visto due luci gialle a bordo letto e iniziavano a prendermi i calci. Il mio gatto li guarda, dico: oh, finalmente! E poi si gira dall'altra parte e dorme. No, finalmente, il padrone sta morendo. Andiamo. Comunque, sempre in quel periodo là, io poi c'è un'altra cosa che avrei potuto farti vedere, ma mi sono completamente dimenticato di inviarti, ed è un video. Un video del giardino sotto di noi. Praticamente, quando io magari prendevo in giro Italo, che lui andava a fumare giù, dicevo: stai attento che magari la presenza si fa percepire in giardino. Raga, non l'avessi mai detto, cioè noi avevamo quelle luci che sono praticamente ammobili, quando tu ti passi davanti si accende 10 secondi, poi non vede più movimenti, si spegne. Ha iniziato ad accendersi e spegnersi ogni volta che magari lui scendeva giù, oppure magari noi eravamo in cucina affacciati verso quel lato della casa, quindi sapeva che noi potevamo vederla. Questa luce ha cominciato ad accendersi e spegnersi. Adesso, se riesco a trovare il video, magari te lo mando anche, così dai pure un'occhiata. Sai perché ti dicevo questa cosa della dormiveglia? Perché in pratica, studiando, ricercando in rete, che
c'è una scienza parapsicologica, esiste. McLa addirittura aveva spiegato di quelle università che vogliono fare, non so da che parte in Europa, un'università sulla parapsicologia. E in pratica l'idea è che infatti noi durante la veglia siamo in fase in onde beta della mente, in onde beta della mente. In dormiveglia siamo in onde alfa siamo più soggetti, come dire, fra la veglia e ciò che è, tra virgolette, il mondo dei sogni, che non sarebbe il mondo dei sogni, ma sarebbe ovviamente, come dire, un'apertura alla percezione. La dormiveglia, ad esempio, la paralisi è un fenomeno di dormiveglia o di risveglio brusco, ad esempio. E appunto è una questione, dicevo, che viene più facile. Se c'è qualcosa, riusciresti probabilmente a metterti in contatto. A me, ma sono persone che mi hanno raccontato esperienze di dormiveglia dove appunto riuscivano a interagire con entità, chiamale come vuoi, chiamale entità, vibrazioni, quello che vuoi, se riuscivo a interagirci insieme. Comunque, alla fine, raga, in questi due anni in cui appunto sono accadute queste cose, perché poi adesso un po' sono finite, ho avuto modo di consultarmi con varie persone che mi dicevano guarda, fai così, guarda, fai così. La signora che faceva i riti mi aveva detto devi far benedire 6 litri d'acqua e devi berla, non tutta insieme ovviamente, però almeno nell'arco di una o due giornate devi berla tutta. Un'altra invece mi ha fatto... Dici. Puoi mandarlo per favore a Ivan, che faccio fatica, mi sta allagando un po' a gestire la cosa. Farò share screen di Telegram. È un video che forse ci riesco. Comunque diceva che devi bere molta acqua. Scusami, non ti volevo interrompere. Praticamente, una delle soluzioni che mi ha dato questa signora era quella di far benedire 6 litri di acqua, che poi non so perché 6, e berle nell'arco di uno o due giorni, e questo qua avrebbe praticamente purificato me e quindi purificato quell'ambiente circostante a me. Però non l'ho mai fatto. Si vede il video? Io Telegram ce l'ho sul portatile, non ce l'ho sul fisso. Manda a me, allora l'ho messa sulla chat del Dragiasso. Ah, allora dai, vado io un attimo. Aspetta. Strano, non me lo fa condividere. Prima ho condiviso Telegram. Aspetta, è questo? Bon, ce l'ho. Share video. Spero che sia quello. No, share screen. Aspetta, mi sto rincogliendo un attimo. La prima screen. Schermata. Okay. Non tenga tipiche di eccolo, arriva. Nel mentre, Cla, ti chiedono se quella dietro di te è una montagna tipica di Nettuno. Esatto. Ok. Revi, dovrei cliccare sul video, dovrei cliccare all'interno del centro del video. Così va a pieno schermo, ecco, perfetto. Sì, ma tanto ho visto il cane. Sì. Vabbè, quello è il mio cane. Sì, quello è il cane. E fin qui, guardate, lo faccio a schermo pieno anch'io, così potete vedere bene. Fin qua vedo questo suono la mia gatta. Sì, queste luci non funzionavano bene, mi sa, perché erano abbastanza buie. No, ma esatto. Mi sa che forse il video non è quello che dicevo io. Deve essere magari un'altra volta che ci sia possa per registrare. Non c'è l'audio qua perché non riesco a rendere conto. C'è l'audio. Non... Ecco, si è accesa da sola? Sì. Si è accesa da sola la luce. Poi dopo 10 secondi si spegne, dopo un po' si accendeva di sopra, però le volte in cui succedeva realmente era una cosa continua. Ma questa qua magari perché è stato l'unico momento in cui sono riuscito a fare il video e quindi l'ha fatto poco. E infatti non so, ti ho mandato anche lì i messaggi della chat per farti leggere. E quando succedeva di solito magari stavamo facendo altro, stavamo magari in cucina, stavamo guardando la televisione, stava Italo che stava fumando e gli stava facendo compagnia giù, sì. Ma era una cosa continua, cioè come hai visto adesso, cioè era continua, che si accendeva e si spegneva a intervalli di 10-15 secondi l'una dall'altra, e lo faceva anche 20 volte di fila. Mo questo video qua magari era perché ero sceso io appositamente giù, e ti parlo di almeno 3 anni fa, 4 anni fa che è successo. Ero sceso io appositamente giù e stavo appunto dicendo al suo mio amico qua a cui manda questo video, questa cosa, guarda che se scendo giù succede sicuramente qualcosa, va, luce che si accendeva. Però solitamente era molto, molto, molto più, come si dice, molto più, cioè molto, come si dice, meno il termine.
era molto più frequente l'accensione e spegnere della luce. Ma adesso sei ancora in quella casa? No, no, mi sono trasferito a ottobre. Infatti adesso sei tranquillo, nel senso... E qualcun altro è andato a vivere in quella casa, che tu sappia. Ma... Sì, 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 c'è c'è il ragazzo che mi diceva che aveva paura, che era terrorizzato da sta cosa. Ci vive ancora? Ci sta ancora. Sì, però la situazione si è calmata, perché effettivamente... Beh, magari ha iniziato a giocare a 3-7 col morto. No, no, adesso che lui ha parlato di questo fantasma, questo fantasma ha preso Spettro GPS, l'ha ritracciato e stasera fa il party in casa con le luci. Probabilmente trovo qualche altra cosa. Però è strano, sono sincero, è strano. Ma certo che è strano, ma a me è successo di vedere luci che si illumina, che si accendono e poi si spengono da sole, mi ha fatto prendere dei colpi, secondo me, quelle poche volte. A me è successo in ospedale, l'ho già raccontato diverse volte, se c'è Inehar, sì, c'è ancora, sa la storia mia dell'ospedale, sono stato in ospedale, perché c'era mia madre che aveva il braccio rotto, e sono andato fino al quinto piano, e dovevo prendere l'ascensore. L'ascensore, le luci, si spegne una luce che lampeggia. Vabbè, poi vado all'ascensore, l'ascensore con luci spente, si chiude, manutenzione della sanità italiana, premo il pulsante, non fa un cavolo, non va su, e niente, non era solo quello, ho sentito pure una risatina di una bambina con quella voce, a me ha preso malissimo, ragazzi, io sono sbiancato, sono uscito, ho fatto una corsa da maratoneta a 5 piani di scale d'estate, tutto sudato. Comunque alla fine tra le varie soluzioni che mi sono state date nell'arco degli anni, l'unica che poi veramente ho effettuato e che poi veramente mi ha portato a liberarmene, credo, spero, è stato quello di una ragazza che mi ha detto, anche lei è di origine rumena, quindi molto anche lei dentro queste cose qua, a caso della nonna che comunque diceva che percepiva presenze, di segnare sull'unico specchio di casa, ero da solo, non è che mi devo guardare più di tanto, una lettera ebraica che serviva a fare in modo che quello specchio diventasse un portale di solo uscita e non di entrata, perché secondo le loro credenze, giustamente, le presenze, gli spiriti attraversano gli specchi in entrata e in uscita come portali verso il mondo nostro e il loro mondo. Sì, l'unica sì, cosa che mi è stata detta, e tra l'altro era quella là che potevo fare, perché giustamente si trattava solo di segnare questa piccola lettera sullo specchio di casa, questa lettera ebrea, l'ho fatta. E devo dire che effettivamente dal momento, comunque, non so se era già una cosa che stava scemando da sola, che comunque è finita, ma alla fine è diminuita, non c'è stato più problemi riguardo quel campo là. Ma ti ricordi che lettera era la Zain? Cos'era? Se mi dai 5 secondi ti vado, apro la chat e te la invio, c'ho anche la foto effettivamente. Dovrebbe da pensare che sia la Zain, che è una sorta di spada praticamente, quindi una lettera che... No, è una lettera ebrea che però... Non mi ricordo come... Perché studio tante lingue, quindi un po' di alfabeto ebraico mi è passato davanti agli occhi, diciamola così, non è che sono esperto di lingua ebraica, sia chiaro, però... Sapevo allora, che... Te la metto sempre nella chat di Dragione. Questo è lo specchio, è l'angolo dello specchio con la lettera. Adesso cerco anche che lettera è. Al video. Qualcuno vuole condividere il video? Sì, sì, sì. Ma io non posso, Telegram solo, qua non ce l'ho. Ah, non ce l'hai, ok. No, ce l'ho sul portale. Ho convinto che sarebbe scomparso, quindi attualmente non ti percepire più niente. Può essere, comunque dipende, che se non gli dai forza queste cose se ne vanno, ma anche perché si chiamano a livello... Ok, ecco, interessante. Ci clicchi ancora sopra, Revi? Così lo vediamo? È una foto. Sì, sì, no, è una foto. È una foto. Sì, la foto della lettera. A me non me la carica, non so, mi gira vuoto. Ah, ok, sì, sì, e quindi sarebbe quella lettera lì. Ok, no, non è una Zain, no, la Zain è diversa. Ho capito, forse Gimel, forse, non ricordo. Comunque, nel caso, l'hai marchiato con quello e ha funzionato, sì. Beh, ci sono vari modi, Ci sono vari modi, sì, sì. Comunque, diciamo che questo qua è l'unico che ho provato e pare che abbia funzionato. Che poi giustamente non sarei mai andato alla preda a dire benedicimi se lì si d'acqua che li devo bere. Prete mi piava a calci se gli dicevo una cosa del genere. Anche perché poi
è la best, è la best, è la lettera che vuol dire bet, è la lettera che vuol dire casa praticamente, bet di Betlemme, la casa. Ma non hai mai pensato di mandare un prete in casa per fartela benedire? No. Prete. No, cioè prete, mai. No, sì. Perché da quando vivo qui a Pordenone, in principio Pordenone, non sono mai andato in chiesa, i preti non mi conoscono neanche. Quindi sarebbe stato strano che in una tipica cittadina di periferia friulana, dove tutti parlano ancora dialetto friulano, arrivo io con un bel dialetto al prete, dico: oh, vieni a casa a benedirmi. E vabbè, no, vabbè, viene il prete normale, ma tu dici, mi sono appena trasferito. Mi sono appena trasferito e sento che in casa c'è un fantasma. Ma tu hai pensato che poteva essere... Sai tu chi erano i coinquilini che abitavano, gli inquilini che abitavano prima che abitassi tu? Qualcuno che è morto, qualche donna. Questa qua effettivamente è una di quelle vecchie case masserie friulane, sì. Su cui ovviamente ci hanno vissuto parecchie persone. So che effettivamente una signora, ma sicuramente molto più di una, perché giustamente su quelle case in cui poi ci nascevo e ci morivo, perché erano di paese, ci sono morti, questo è poco ma sicuro. La cosa più strana però è il fatto che in realtà questa era presente nella casa, ma ce n'era un'altra che invece mi accompagnava comunque da più tempo precedentemente e che si sapeva anche già di quella là. Quindi quella, ora, nella foto che vi ho fatto vedere, non è ben specificato, perché manco io so dirti se è quella della casa o se è quella che in realtà mi accompagna da, diciamo, un po' tutta la vita, perché ho avuto anche altre esperienze in cui ci si sono manifestate. Quindi anche da prima di abitare in quella casa, magari un'entità guida. Sì, qualcosa. Questa però è l'unica che posso dire che io abbia avuto delle prove, che abbia visto e abbia subito in prima persona. Però ci sono comunque fatti precedenti che comunque riguardano questa sfera qua e che appunto mi hanno detto: guarda, tu hai qualcosa tu addosso, e inoltre questa casa ha già qualcosa di suo, che comunque si sta manifestando più forte rispetto al normale. Questa è la cosa. Io mi ricordo che la mia prima esperienza paranormale è reale, a parte quelle di quando ero piccolino, e siccome mia nonna riusciva a vedere queste cose... Anche tu la nonna, anche come me, anche tu la nonna, la nonna, stessa cosa. Sì. Non è il figlio, è il nipote che eredita di solito. Esatto, mia nonna, mi ricordo che quando ero bambino, venne a, diciamo, a mantenermi mentre i miei genitori lavoravano fuori, a casa mia. Mi hanno detto poi i miei genitori successivamente, anni e anni dopo, che mia nonna in quella casa poi non è più tornata. Io mi sono sempre chiesto perché, magari perché comunque io ero piccolo e non mi ricordavo, ma in realtà la spiegazione era un'altra. Quel giorno, quell'unica volta che venne in quella casa, vide talmente di quelle presenze alleggiate sul soffitto che ha detto: no, cazzo, qua non ci vengo più. Cioè, ma sapete serio, perché cioè... il soffitto? Sapete perché il soffitto? Il soffitto me lo raccontava questo qui, che ha il figlio piccolo, che quindi me lo raccontava, poi questo studia questi argomenti. Infatti, il soffitto viene usato, come specchio, diciamo, come per vedere da altre, così viene detto, almeno che viene usato come specchio per comunicare o vedere semplicemente da altre dimensioni, come una sorta di specchio, è un modo per unirsi. Esatto. Perché non so se tu hai mai sentito parlare di viaggi astrali, Muffley, mai sentito nominare? Sì. E allora sì. Sai che a volte uscire da sto muro, non è detto che tu sempre al 100% tu uscirai di là, ma sto muro potrebbe portarti da qualsiasi altra parte, cioè quando lo attraversi. Sì. Magari sei convinto che tu vai lì, vai e ti trovi fuori dal balcone, invece ti trovi da un'altra parte, chissà dove. Da un'altra parte. Sì, perché appunto tutto è plastico, gli ebrei lo chiamano, non mi ricordo se lo chiamano Ruk o qualcosa del genere, il piano appunto, quello sopra il nostro, e appunto viene considerato, vuol dire, è associato alla parola acqua, perché dico che appunto tutto quel mondo lì è plastico, tu premi e ti sembra proprio di sentire come una sostanza viscosa in cui ci puoi far passare appunto il corpo, capisci? Esatto, questo riguardante i viaggi astrali giustamente. Sì. E noi per raggiungere la percezione di poter fare un viaggio astrale dobbiamo comunque concentrarci ed essere abbastanza liberi mentalmente. Le presenze, e questa è solamente una mia teoria, io penso che le presenze e quello che magari io ho vissuto in prima persona riescono a fare questi passaggi, questi attraversamenti, non ovviamente solo attraverso gli specchi, però in quel caso non so perché, ma ha funzionato come chiudere il portale.
ma anche attraverso il, appunto, le pareti e tutto. Il problema, secondo me, non so come spiegarmi in questo caso, è che però alcune di queste presenze, non essendo appunto libere come noi, durante un viaggio astrale, noi appunto trasmettiamo la nostra proiezione astrale. La proiezione non è un'anima, è una proiezione nostra. Esatto, e puoi giustamente portarla dove, dove vuoi. Nel loro caso invece sono legate o a una persona o a un posto, quindi non possono allontanarsi da quel posto, da quella persona, semplicemente perché loro, la loro forma completa non esiste, cioè loro sono, sono solamente una parte di quello che dovrebbero essere e quindi non possono spostarsi oltre da quel posto in cui si trovano. Sono territoriali, vero? Sono territoriali, me ne sono accorto anch'io, sono territoriali, guarda. Cioè, questa è una mia supposizione che ho fatto basandomi sulle mie esperienze personali, cioè poi può essere qualsiasi cosa, può essere che so di una cagata, cioè non lo so. No, ma anche per me, più che altro hanno una, certa, una sorta di routine di luoghi che visitano, magari passano un po' qua, un po' l'altro luogo, magari il bar preferito, si continuano a passare, ad alternare questi luoghi, che magari a casa di un parente, queste cose qua alternano questi luoghi e poi continuano a fare questa routine e poi la ricominciano, e ricomincia come vivere in un sogno che non finisce mai per queste persone, esatto. Queste, che sono incoscienti, perché loro non sanno, tu gli dici tu sei morto, dico, no, ma sarei morto te, ma ti dico, ma cavolo, morto, sei matto. A me una volta, io ogni tanto la racconto questa storia, perché mi è capitato di comunicare attraverso queste esperienze, sì, il sogno con la faccia bianca non era mio, era di Cla, confermo che era di Cla. Sì, era mio, sì, era mio, sì, assolutamente. Dico, è capitato di chiedere a un defunto, di sei morto? Guardate che non vi credono, vi dicono, no, io sono vivo. Detto, ma sai che quando muori non c'è più nulla, mi dicono, non c'è più niente, quando muori, ciao, seppellito. Cioè, nel senso, beh, sì, loro non possono essere consapevoli di questa cosa, perché in realtà, come se tu all'improvviso adesso sei vivo, passeranno 10 anni, muori, 100 anni, muori, tu dal momento in cui adesso sei vivo, al momento in cui morirai, tu non lo sai, nel momento in cui ti muori, non lo sai che sei trapassato. E soprattutto tu continui a fingere di vivere la stessa cosa, quindi perché dici che sono morto? Io sto vivendo la mia stessa vita come la vivevo prima, secondo loro, capi? Perché loro non vedono differenze tra il piano nostro e il piano loro, credo. Sì, ma non solo i morti, anche persone che magari hanno delle disfunzioni cerebrali, del tipo che magari inizia il cervello a andare di matto, dov'è la loro coscienza? La loro coscienza è già altrove, nel senso loro sono convinti, fanno già la loro vita da un'altra parte, nel senso, infatti vedi che fisicamente è come se rispondessero in maniera poco lucida, io ovviamente ci ho anche lavorato con persone così, anche avuto purtroppo in famiglia, per fin troppe persone dovrei anche preoccuparmi, con tutte le persone in famiglia che ho avuto, che hanno avuto questi problemi di mente, e allora dico, cioè, mente nel senso, mente degenerata, perché appunto per malattia non funzionava più tanto bene, ma dopo tanto tempo, no, tu potresti essere morto e non saperlo, in questo momento no, perché ci sono delle prove, sì, ci sono delle prove, la prima prova è che se tu apri un libro, c'è sempre la prova comune a usare lo stesso libro con un'altra persona, aprirlo, non l'avevo visto in un film sta cosa, aprirlo tipo pagina 300 e leggere le prime righe, se le vostre prime righe sono uguali allora siamo sicuri che siete nella realtà perché state condividendo, non è un'esperienza singolare. Secondo me un'altra prova che potrebbe essere è il fatto che comunque una persona deceduta, una presenza o qualcosa non può imparare nulla di quello che non già sa. Esatto. Non può vedere nulla o conoscere nulla di quello che già non ha vissuto, perché a un certo punto io credo che una volta che tu trapassi, è sempre un'altra delle mie supposizioni, una volta che tu trapassi la tua esistenza è finita, riesci a rimanere attaccato al piano in cui ci troviamo noi, ma non puoi andare comunque avanti e scoprire, leggere, imparare o vedere. Infatti molto spesso, perché ci troviamo, secondo me, presenze vestite in maniera medievale che fanno e attraversano cose che in realtà non ci stanno, perché per loro non è cambiato niente, dove magari c'era una struttura, dove c'è un muro, dove c'è una porta, nella loro epoca c'era una porta, un viale, un passaggio, loro riescono a attraversarlo perché loro in realtà non hanno visto quello che è venuto dopo, ma sono ancora collegati a quello che vedevano una volta. La mia casa, diciamo, una sovrapposizione delle due dimensioni. Sì. La mia casa astralmente è una sovrapposizione fra quella di oggi e quella del 97, a volte trovo il vecchio portone, addirittura a volte mi capita di vedere, quando io vi spiego, ho paralisi del sonno e ho viaggi astrali da anni, paralisi del sonno da tanto tempo, viaggi astrali da pochi anni, e non sono assolutamente del tutto coscienti, per quanto ogni tanto mi capita, perché sono abituato con
sogni lucidi. Allora dico, mi stufo del sogno, dico basta, esco, mollo tutto, vado sul bianco, il bianco vuol dire fuori dal programma del sogno, e lì mi ritrovo a uscire dal letto sapendo di non essere sveglio. Ma perché tu riesci a fargli di... Sì, sì, ma non è che... è partito per errore, diciamo, poi adesso è una cosa che mi capita meno. Mi capita sempre più spesso. No, mi capita sempre di meno, è diverso. Sempre di meno. Forse perché la coscienza di saperlo fare sta cominciando a bloccare, probabilmente. Sì, sì, esatto. Quando, cioè, purtroppo quelle cose che non puoi mai dare per scontato che siano tue per tutta una vita, purtroppo è una cosa che... Quando inizia a piacerti, se ne va. Quando hai paura, ci rimane. Quando smetti di aver paura di una cosa, se ne va. Il problema è anche quello. E dicevo che, appunto, mi è capitato di vedere... Io non avevo mai saputo sta cosa, l'ho scoperta tempo fa. Continuavo a vedere, vedete, di dietro dove sono io, oltre la casa, c'è un'azienda. Al posto dell'azienda, vedevo sto pozzo, era appunto un pozzo grande dove si poteva buttare roba da macello, non capivo perché. Alla fine ho scoperto, ma sai che anche il nome della, adesso non posso dire come si chiama la casa, la strada dove abito, ho scoperto che era un mattatoio per animali, perché si tenevano fuori dalle, io abito in campagna, sono fuori città, e si era usanza fino a 2 secoli fa tenere i mattatoi fuori dalle città, in modo, perché c'è, per ragioni cattoliche, diciamo che non bisognava macellare animali in città, queste cose qua. Sì, per ragioni, sì. Ma si può scegliere quando farlo? No, ci ho provato, non si può scegliere quando farlo. Ti puoi allenare prima o poi ti capita, ma non è che puoi decidere di... Magari. In compagnia, aspetta, no. Durante il lockdown, quando non potevano uscire, facevano il loro viaggetto astrale. Ora, ragazzi, vediamoci in piazza, la percezione astrale, però purtroppo no, non è una cosa che così può controllare. Vabbè, comunque a me è capitato di vedere sta zona dove abito io, di vederla in epoca leggermente remota, e appunto vedere com'era, e quindi vedi già il bello che non vedi le macchine, già il fatto che in astrale tu non vedi una macchina e dici oh, si sta bene, senza quel ponte che hanno costruito qualche anno fa, non c'è. Finalmente già il fatto di vederla un po' più antica è piacevole, oltre al fatto che poi se ti capita veramente di viaggiare, una volta mi stavo facendo la strada per la Liguria, mi sono trovato in una città, adesso non mi ricordo neanche, grazie Kevin, grazie, scusami se non c'è. Ma Flava è ancora presente, vorrei vedere un attimo, sì. Chi? Se ci sta. Flama è ancora presente. Rieccomi, scusata. Ciao Ivan. Grazie Kevin, grazie di tutto. Scusami se non c'è le sound alert il sabato sera, ma è l'unico giorno che non ho il bot attivo, però apprezzo tantissimo, grazie. E dicevo che Flama se si ricorda di della questione della casa di un nostro amico, di Antonio Grillo. Così anche lui magari potrebbe darmi man forte nella situazione. Ma io su queste cose ci credo, perché voglio dire, a me è capitato di fare queste cose. Sono andato a casa, mi è successo di finire a casa di un mio amico e dico guarda che ho visto ho beccato una di queste entità territoriali che voleva, tipo, mi vede entrare, era tipo aggressiva, ma non poteva farmi niente, mi passava attraverso, non capiva perché. Perché io non ero lì, io non ero nel suo ambiente, io ero nel mio ambiente e lei nel suo. Erano due dimensioni sovrapposte che non si incrociano. Io posso vedere, lei può vedere, ma non ci possiamo incrociare, per fortuna. Cioè non è che voglio farmi pigliare a sberle da un'entità territoriale, per quanto non ti possono fare nulla, è chiaro. Vuol dire, non è che ti riporti. Poi c'è gente che dice che di aver riportato ferite, tagli, cose fisiche, ma non lo so. Non lo so, secondo me no. L'ho sentita tante volte sta cosa, ma non ho mai avuto prove vere che si possa succedere una cosa del genere, perché ogni volta che aggressioni, ma no, è successo anche in sogni lucidi, essere decapitato, essere ammazzato in tutti i modi, ma io sono sanissimo, non è che ho il cappio al collo, sto bene, cioè, voglio dire, normalissimo. Cioè se dovessimo preoccuparci di quello che succede negli incubi e nei sogni, ragazzi, sarebbe un problema. Cioè, nel frattempo che ritorna Flamma, vi racconto invece la mia esperienza invece col gruppo di Udine sul paranormale, di quando mi prestarono appunto il lettore di onde elettromagnetiche. Mi pare che sul gruppo già ve l'avevo scritto, no, la mia esperienza. Sì, nel gruppo sì. Allora, io ho conosciuto questo gruppo di ricercatori del paranormale, che era più o meno fine 2016, quindi già comunque vivo in quella casa da un po', però siccome mi è sempre affascinato il piano del paranormale e tutto, ho conosciuto questi ragazzi e ho deciso di farne parte. Creepy Mouse Space, grazie per il follow, grazie davvero, benvenuto. Sì, è un mio amico. Ciao Ago! Ah, un tuo amico, ciao! Sì, portato.
E niente, allora sono entrato in questo gruppo di ricerca del paranormale di Udine e niente, allora avevano già tutta l'attrezzatura, erano già bello avviato e mi hanno appunto fatto approcciare a questo campo in maniera, diciamo, un po' più pragmatica. Diciamo che loro, come noi, sono un po' restii a credere finché non vedono. Per vedere, però, loro non si basano solamente sul raccontato, sul sentito dire, ma cercano appunto delle prove un po' più scientifiche, delle prove un po' più reali, andando in posti dove per sentito dire o perché si dice che è così, vanno e sperimentano in prima persona e portando attrezzature. Una delle uscite che ho fatto io con loro era sul lago di Cavazzo, qua in provincia di Udine, però loro sono stati anche a Poveglia, non so se conoscete l'isola di Venezia. Poveglia, sì, ne abbiamo parlato anche con lui, c'era cioè, quel posto che appunto c'era l'ospedale psichiatrico, vero, Poveglia? Esatto, l'ospedale psichiatrico di Poveglia e altri due o tre ospedali psichiatrici del Veneto, diciamo, ci si sentono presenze. Clafa Urbex ne sa qualcosa, il nostro ragazzo che è qua con noi, Angolo Videogame, lui fa Urbex, perciò fa Urbex nel territorio Ligure, quindi è stato anche in questi ospedali abbandonati e ogni tanto ci racconta qualche esperienza che ha avuto anche lui, sì. E sì, si sente. Sì. Comunque io raccontai a loro anche la mia esperienza personale, di quello che avevo detto a lui e anche a loro, e appunto loro mi hanno detto: guarda, portati questo lettore MF e probabilmente se ci sta qualcosa ti farà comunque qualche interferenza magnetica, te ne riuscissi anche a accorgere. Allora niente, quella sera fine settembre mi portai a casa questo apparecchio, lo accesi, ma non accadde nulla. E non ho un'immagine di come era fatto, comunque era tipo un piccolo telecomando grigio con 6 LED, 2 verdi, 2 gialli, 1 arancione e 1 rosso finale, che appunto si accendevano in base a quanta alta era la frequenza di elettromagnetica in quel momento. Quando tu uno spettrometro. Senso che... okay. Esatto, è come se fosse uno spettrometro. Quando tu lo accendevi, quindi da on off, il rilevatore era sempre acceso su due lati verdi, perché giustamente non c'era nessuna presenza. Se tu andavi vicino al microonde, vicino al frigorifero, vicino alla TV, vicino, in modo che comunque prendessi tutte le loro frequenze, si accendeva il terzo LED, che era quello, il primo arancione. Quindi comunque quanto tu potevi cercare di emanare onde elettromagnetiche per interferire, non riuscivi a interferire con quello che era in realtà il valore massimo che poteva percepire. Anche se facevi la chiamata al cellulare, arrivava massimo al terzo, ma volendo al quarto LED, ma per qualche secondo. Doveva essere interferenza del cellulare, sì. Esatto, doveva essere proprio un campo magnetico talmente potente per poter interferire con quei dati che poi era il suo livello di percezione. Per il primo mese e mezzo, vi giuro, l'ho acceso qualche sera, qualche volta, ma non è mai successo nulla. Mi ricordo sempre una sera che stavo giocando a PlayStation, ero da solo a casa, all'improvviso sento da solo, cioè il rumore del frequenziometro che si era acceso. Io mi tolgo le cuffie e dico, ma che cazzo è? E si sentiva ancora con lo mi alzo. Era al massimo? Questo coso acceso al massimo, per almeno un minuto e mezzo, con tutti i LED accesi, nessuno che aveva premuto il tasto on, e questo che continuava a balzare sul rosso, scendeva al verde, rosso. In quel momento l'ho preso, l'ho spento e non l'ho toccato più. Dopo una settimana, alla prima riunione che poi abbiamo fatto, io gliel'ho riportato e ho detto: senti, tenetelo tu, che non ce la faccio, cioè non posso vivere con quest'ansia addosso. E questo è stato uno delle uniche prove scientifiche che sono riuscito a vedere di persona. Io non posso sapere se sia stata un'interferenza causata da qualcosa, però cioè, da solo non si accendeva. Le onde che potevi emanare tu, anche mettendolo accanto al microonde, oppure vicino a un cellulare che vibra e squilla, erano comunque di un certo tipo. Quelle là erano tutt'altro. Quindi quelle, diciamo, sono state la mia prova scientifica in quel momento che ci stava qualcosa. Il momento in cui ho iniziato ad avere veramente più paura. Paura sì, ma ci credo, ma più che altro perché ti dà una prova tangibile che non è un'illusione... Perché voglio dire, io sono una persona molto razionale, io ho fatto robe scientifiche a scuola, non è che ho fatto robe religiose, ho fatto teologia, mi sono messo a fare studio ingegneria informatica, poi ho cambiato, ho fatto sistemi e reti, e voglio dire,
dovrei essere la cosa più razionale. Noi c'era la nostra professoressa di non mi ricordo che materia era, telecomunicazione elettrica o qualcosa del genere, che lei faceva la teoria Dio non esiste ed è ovvio perché dice queste cose, come dire, non esiste nulla, non c'è nulla di fuori dal tangibile, non c'è proprio nulla, ed era convinta, diceva, che basterebbe utilizzare i criteri informatici, i criteri di algoritmi matematici per dimostrare. Scusami, Dragia. Volevo iniziare a salutare che Dimitrescu mi aspetta al CIE. Ti raido subito, tranquillo. Ci vediamo dopo nel caso. Ma Flay, nel caso ti piacerebbe tornare anche magari sabato prossimo, quando vuoi tu, quando sei disponibile? Sì, tanto ne ho ancora altre da raccontare. Grazie, davvero piacere. Allora... io raido appena qualcuno mi può dire se grazie adesso è esatto, attivo? Ma va, aspetta. Ah, mi dicevo, comunque è interessantissimo, ragazzi, queste sono esperienze dirette, perché non è che stiamo parlando con quella persona con la testa fra le nuvole, stiamo parlando fra persone razionali, siamo tutti persone razionali con la terra, penso che Maffley sia una persona molto terra, per quanto come me, cioè mi sembra veramente la storia della mia vita, mi raccontava la nonna che aveva esperienze, cioè sembra la storia della mia vita, veramente, sì. Cla ha messo una stella satanica perché appunto la punta è verso il basso, e la punta verso il basso significherebbe appunto legame terreno, sarebbe una cosa usata, è il contrario del pentacolo normale, il pentacolo tradizionale è la terra verso l'alto, il pentacolo tradizionale non è una cosa satanista, anche se lo usano alcuni satanisti, ma non sanno neanche per loro perché. Vabbè, comunque guardate la storia, sì, la messa, ma non è che classica satanista, sia chiaro. Gli piace, semplicissimo, non è niente di speciale. E dicevo che però, dicevo, sono cose interessanti, poi appunto, dicevo, hanno portato a cercare e ricercare. Partito. Grazie, hanno portato a cercare e ricercare e appunto mi interessava riuscire a fare questa cosa, riuscire a fare questa scoperta, diciamo, però appunto non è facile, sì. Scusate, mi sto cercando di fare il ride, ok, ma non mi sta scrivendo. Allora, quante adesso... esperienze ce ne stanno e... E mi piacerebbe tornare per raccontarvele, perché così magari non devo subire il pieno della cosa. Sera, perciò non puoi, cioè, nel senso, ci trovi tranquillamente. Sì, comunque la stella verso il basso di solito è perché è un contrario di un simbolo sacro. Il simbolo sacro è verso l'alto, i satanisti invertono la croce, che è l'Ankh egiziano era così, ma comunque una croce, il martello di Odino, non vi dico qual è, Seba lo conosce proprio fin troppo bene, il martello di Odino, che simbolo è, ma non ve lo faccio, perché oggi è bannato quel simbolo, si chiama con un altro nome, ma al nord lo chiamavano martello di Odino. Morale della storia, se voi girate i simboli al contrario, o girate l'inversione di questa ventola che girava verso in senso orario, lo girate anti-orario come hanno fatto un certo partito tedesco, invertite il senso e praticamente portate le forze dalla parte opposta. Beh, detto questo, ragazzi, vi devo salutare che sta partendo il ride, perciò vi ringrazio, grazie veramente soprattutto a Mathplay, ma grazie a Revil, grazie a Cla, grazie a Ivan, che vabbè, è un mattatore pazzesco, ma soprattutto anche grazie a quest'uomo Revil che è scatenatissimo.